Allora, oggi mi trucco con voi, mi preparo con voi e vi do qualche suggerimento di bellezza e di salute che ho deciso di rendere più partecipe nella mia vita, l'aspetto salute, benessere, amore verso me stessa e tutto quello che ogni donna e ogni uomo dovrebbe fare. Allora, la prima cosa di cui vi voglio parlare oggi è l'importanza di idratare, di ungere, di nutrire più che di idratare la pelle. Sia la pelle del viso che la pelle del corpo devono essere sempre. Ecco, una cosa che ho imparato quest'estate, l'estate scorsa, dalla medicina ayurvedica era l'importanza del non avere la pelle secca, di avere sempre la pelle bella nutrita, bella se, grassa, ingrassata da qualcosa. E a questo proposito mi avevano insegnato a fare i massaggi con l'olio di sesamo piuttosto che con l'olio di mandorla, con oli essenziali, e così io mi sono riempita di oli. E se adesso voi poteste vedere quanti oli ci sono qua, ma piano piano ve li faccio vedere tutti. Io prendo il mio solito fondotinta e ne metto delle goccine sulla mano. Così, 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 ora vi faccio vedere. Poi prendo quest'olio da viso che ho preso. Questo qua è anti-age, per me è fin troppo perché io non ho motivo di prendere un olio anti-age, però un olio per il viso completamente naturale, bello unto, e ne metto delle goccine. Vedete? Non so se si riesce. Comunque, un po' di fondotinta e un po' di olio, io mescolo insieme e poi mi trucco. Per unire l'utile al dilettevole, così copro le macchie con il fondotinta, che comunque è minerale, non è una porcheria, però insomma tende a seccare un pochino la pelle. E poi un pochino di olietto. Ecco, questi trucchetti qua io li ho imparati da. Mi sembra Michelle Phan. Michelle Phan le dice queste cose su YouTube. Ah, vabbè, ma in America sono più avanti, in America sono più avanti. Penso che comunque unire. Abbiamo fatto anche una lezione di estetica, non di estetica, della medicina estetica alla scuola che faccio io di Rizza Psicosomatica. E insomma la bellezza è collegata alla salute. Cioè se ci sentiamo belli già stiamo anche meglio dentro. E viceversa, se stiamo meglio dentro siamo più belli fuori. Ecco, potete immaginare quanto io mi senta bene dentro. Bisogna sempre volersi bene e mettere amore. Energie buone nel campo, in maniera che questa invece è Monia che me lo dice sempre. Mettiamo cose belle nel campo. Ok, adesso che sono un po' unta, un po' coperta dalle macchie, posso andare con la mia cipria. Guardate che kabuki gigante che ho trovato. Due nuovi prodottini, volevo metterli nel video haul, ma no, ve li faccio vedere adesso. Sono questo correttore di Dottor Hauschka. Dottor Hauschka è lo stesso del tonico quello che avete sempre visto era questo. Questo è quello nuovo, è finito già anche questo. Non chiedetemi come mai non butto via le cose vecchie. Ho ancora nel mio portafoglio la patente scaduta a fianco a quella nuova, il bancomat scaduto a fianco a quello nuovo. Ma non sono la sola, adesso non mi giudicate, perché quando vado nei negozi mi metto a chiacchierare con le commesse. Mi dicono che non sono l'unica. Cioè, tutti mi dicono: no, vabbè, ma lo faccio anch'io. Non so se me lo dicono per consolazione. E comunque questo qui è bello compatto, come si può dire, non è molto liquido. E copre completamente le occhiaie. Poi vado col Beauty Blender. E siccome è veramente veramente compatto, anche qua potreste con uno tipo questo, belli compatti, potreste mettere un pochino d'olio. Io comunque ancora prima di accendere la telecamera mi ero oliata completamente. E vi stavo dicendo, quest'estate al ritiro di medicina ayurvedica mi avevano detto che avere la pelle secca, cioè non è soltanto un inestetismo, è proprio indice di una carenza, no? E siccome il mio tipo, io sono vata nella medicina ayurvedica, cioè tutta aria, completamente aerea, niente piedi per terra, ma perché credo che si capisca, si evinca da come sono, da come mi mostro. E mi avevano fatto tutti questi massaggi con l'olio, addirittura l'olio caldo nelle orecchie, proprio per riportarmi a terra.
E queste persone che sono un po' aeree, appunto, l'aria è com'è, c'è l'azoto, qui c'è l'ossigeno, ma c'è anche l'azoto che è secco e brucia. E quindi si tende ad avere la pelle secca. I capelli secchi, lasciamo stare. Quindi olio, olio, olio dappertutto, olio di argan nei capelli. Olio di argan dietro di me. Guardate che magia che faccio. Truc! Eccolo qui! L'ho fatto arrivare qui, questa era una specie, cioè non applaudite troppo, voglio dire, è una cosa facile, è stato un gioco da ragazzi. Questo è l'olio d'argan, tra l'altro alla scuola di naturopata mi hanno spiegato come fanno a estrarre l'olio d'argan, cosa, ecco me ne è finito un goccino qua, si vede che qua avevo bisogno. Nulla accade per caso, amici. Ecco, non vi dirò come si estrae l'olio d'argan perché... non so, magari state mangiando. Comunque è una cosa abbastanza schifezzuosa, andatevelo a vedere. Penso che c'entrino delle feci comunque, eh? Ecco, siccome ho messo quello molto pastoso prima, adesso di Bare Mineral, che non è biologico, ma è, almeno è minerale, metto questo qui che invece è liquidissimo. Liquido, 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 cioè proprio a livello del fondotinta. Però è anche illuminante e di qui e di là. Per chi, come me, durante quei giorni ha il ferro sotto i piedi, oltre agli integratori di ferro, ci sono anche questi rimedi per coprire le occhiaie. D'altronde abbiamo deciso di non mangiare la carne? Eh? Abbiamo deciso? Comunque racconto sempre... che quando sono diventata vegetariana ai primi tempi ero sempre orizzontale per terra perché svenivo, ma lì non era una questione di dice oh, le mie parenti figurati ritorno a mangiare la carne, no, è perché adesso non svengo più, adesso non svengo più, però non svengo più perché il mio organismo si è abituato. E comunque uso l'integratore del ferro. E noi femminucce tendiamo un pochino ad essere alla salute, tendiamo un pochino ad essere anemiche, già di nostro. Ecco fatto. Questa qui è la penna di Another Stories. Loro si propongono di utilizzare sempre e comunque un make-up che sia abbastanza etico, cioè poca schifezzuola dentro, con il massimo, diciamo, dello stile, piace molto come brand, ve l'ho già detto 2000 volte, non ve lo dirò mai abbastanza. Dalle Americhe ho fatto arrivare un prodotto che avrei dovuto già metterlo prima, è la maschera, Best Damn Beauty Mask. Come caspita faccio a farvela... così forse, così vedete la telecamera, ciao. Però anche questa è un'ottima combinazione di salute e bellezza, perché comunque si può usare comunque non sporcate di fondotinta di cipria le labbra. Ok, io direi che adesso possiamo passare al contouring. E vi stavo dicendo che appunto vi volevo raccontare di questa. Il contouring l'avete già visto con la Smashbox, che arriva anche questa dalle Americhe, l'avevo presa a New York quest'inverno. Intanto vi volevo parlare di questa lezione fantastica alla quale ho assistito, ho partecipato, sul trattamento estetico. Il trattamento estetico in medicina, quindi estetico e di benessere, dove la professoressa ci faceva vedere tutti questi, anche gente famosa dello spettacolo, italiana e straniera, che sono ricorsi alla chirurgia estetica e sono peggiorati, perché comunque c'è tutto anche un discorso di fisionomica, per cui noi abbiamo la conformazione fisica e facciale più adatta a quello che è la nostra anima. Quindi, cioè, Silvia è così perché
perché adesso è un periodo che la mia faccia è così, vedi, potete immaginare che periodo sto passando. Però è così. Non è che deve essere diversa, no? E poi comunque ci spiegava che la faccia non smette mai di cambiare, i denti non si fermano mai, il naso continua a crescere o a rimpicciolire, comunque le cose cambiano e quindi poi vengono fuori questi nuovi mostri di chirurgia estetica terrificanti. E allora poi qui c'è tutta una combinazione, no? Che è un po' il concetto del progetto che voglio portare avanti io, quello proprio di trovare un connubio tra la spiritualità, il benessere, la guarigione e la bellezza. Perché non vuol dire che siccome siamo donne che si occupano di spiritualità dobbiamo assomigliare a delle suore o comunque dimenticarci della parte fisica. Proprio come penso abbiate già visto in alcuni video in cui ho fatto delle comicamente, ho preso in giro delle persone parlando di soldi, parlando di... Ecco, anche l'argomento bellezza è un argomento molto delicato, perché allora tu, se sei intelligente, non puoi essere carina. Ecco, ho avuto giusto in questi giorni una discussione con una persona che non sapeva più come attaccarmi. Allora, quando si è stanchi, è più facile che si caschi nella spirale negativa. Io in questo periodo non sono stanca, peggio. E quindi ho un pochino di discussione in giro, perché evidentemente attiro le persone che sono stanche come me, hanno voglia di litigare, come evidentemente io inconsciamente ho in questo momento. E quindi questa persona non sapeva più come attaccarmi, ovviamente un uomo, perché uno che dice così non può che essere un uomo, e mi ha detto: tu che ti credi tanto intelligente, ma le vere donne intelligenti non si mostrano come fai tu. Ecco, chi l'ha detto? E vabbè, ha messo come esempio una scienziata famosa. Non è che siccome quella scienziata famosa è anziana e non sessualmente attraente, tutte le persone intelligenti devono essere brutte, anziane e non sessualmente attraenti, cioè non facciamo confusione. Allora il mio progetto cosa si propone di fare? Si propone di unire quello che è la mia parte comunque di shopping, di video haul, di guardate cosa ho comprato, di guardate come mi trucco, guardate come cambio faccia, guardate come riesco a rendermi abbastanza presentabile, al benessere. E dal benessere si passa tranquillamente alla spiritualità. Adesso per esempio non lo farò, però avrei potuto, al posto di farvi vedere un olio comune, questo qui è neutro, e io qui ho tutta una vasta gamma, e questo video sta diventando lunghissimo, di oli profumati, di oli vibrazionali caricati con particolare musica. C'è tutto un mondo nell'ambito del benessere che ormai collima con la spiritualità, e quindi non è detto che io che parlo di bellezza debba rinunciare alla spiritualità e io che parlo di spiritualità debba rinunciare alla bellezza. Ma perché? Sono due cose che fanno bene. E io all'inizio di questi video, quando ho fatto i primi video di questo canale, mi ero proprio proposta di trattare tutti i lati dell'amore verso se stesso, dell'amore verso se stessi, che possono partire appunto dalla spiritualità e arrivare al corpo, e dal corpo arrivare alla spiritualità. Quindi, quando mi vedete che mi preparo con voi, quando mi vedete che vi faccio vedere lo shopping che ho fatto, quando riesco ad andare in giro, e adesso chissà quando potrò partire, perché finisce la scuola, ma comunque sono piena di impegni. Quando un giorno partirò di nuovo, io vi porterò sempre con me e vi farò vedere lo shopping, sempre comunque con un occhio di riguardo verso quello che è il mondo etico, il mondo del benessere. È ovvio che non vi consiglierò mai e poi mai qualcosa che è nocivo per la salute. Ci sono prodotti qui davanti a me che arrivano dall'erboristeria, che arrivano dal centro botanico, che arrivano dai negozi biologici. Ci sono anche prodotti che trovate tranquillamente in profumeria. Quindi non è detto che si debba rinunciare. Per esempio, io ero arrivata a un punto estremo della mia passione per la naturopatia, che era quello di
di usare solo cosmetici biologici, e invece così mi precludevo una gamma di scel una scelta di una vasta gamma di prodotti, di colorazioni, di tenuta maggiore, dove magari trattando eco reiki e abbinandolo appunto oli vibrazionali, anche il prodotto comprato in profumeria, che è più professionale, parlando di make-up, risulta più professionale, più indicato per quel tipo di progetto che tu vuoi portare avanti. Se in quel momento tu vuoi fare un trucco professionale, un trucco più preciso, no? Quindi vuoi essere sia nel benessere, come dicevo prima, che nella bellezza, nel make-up. Allora tu puoi abbinare le due cose, come anche all'alimentazione si sta facendo più attenzione. Se si vanno nei ristoranti, nei fast food del centro, adesso voi potete trovare degli smoothies. Ecco, gli smoothies sono per esempio un'altra combinazione di quello che può essere benessere e tendenza, perché comunque adesso fanno questi bicchieri a forma di barattolo, va di moda e fa bene. Cioè, è questo quello che si cercano, un connubio tra, per esempio, il marketing e la spiritualità, quelli che fanno tutti questi corsi. È vero che bisogna fare attenzione, però comunque l'idea è abbastanza interessante. Anche nel video di Maccio Capatonda, Italiano Medio, qual è l'idea innovativa, no? Lui dentro di sé ha sia il cafonaccio che il vegano, animalista, ecologista, e poi c'è l'italiano medio che guarda Master Peep. Alla fine del film, qual è l'invenzione geniale dell'italiano medio? È unire le due cose. E quindi il suo progetto qual è? Il reality ecologico. Ecco, un pochino il concetto mio è questo. E penso che voi avrete già visto il mio video dove c'è la mia gemella cafona, e io sono un po' come Maccio Capatonda, comunque. Sicuramente mi ispiro un pochino anche a lui. Penso che anche in questo senso l'unione degli opposti sia la chiave fondamentale, e l'unione degli opposti non può mancare in un canale dove si parla di fiamme gemelle. Ok, spero di non aver fatto troppo casino, spero di avervi tenuto compagnia. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram, su Snapchat e su Twitter. E vi avevo promesso che avrei fatto una live su Periscope, prometto che quando avrò un pochino di più di tempo farò una live su Periscope, la faremo insieme, potrete anche intervenire mandandomi messaggi e fatemi tutte le domande che volete, continuate a scrivermi, vi voglio bene, un bacio grande, ciao!